Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, nel video abbiamo una macchina scarica. Da dove si vede? Si vede dal tubo di mandata, che è il più piccolo, in cui è ghiacciato, quindi significa che il climatizzatore è scarico. Questo è il tubo di ritorno. Qui abbiamo gas R32, la quantità eccolo qua, R32 1,03 kg. Allora, ragazzi, faccio entrare del gas nella macchina R32 allo stato liquido. Eccola qui la bombola. Il tubo ancora ghiacciato. Va caricato lentamente. Ah, ragazzi, massima potenza, tasto super nell'unità interna. Il clima risulta ancora scarico, è sceso sotto lo zero dopo aver messo 160 grammi di gas. Il motore aumenta ancora i giri. Andiamo a mettere altro gas. Ecco raccomando, quando mettiamo il gas va messo sempre lentamente. C'è un po' di vento, muove la bombola. Con questo termometro di temperatura faremo il delta T per vedere se intanto portiamolo a 8 bar. Allora, ragazzi, per quanto riguarda la sondina, va messa a una diecina di centimetri sopra il raccordo. Ok? Sto guardando. Ok. Quindi 10 centimetri sopra il raccordo. Non va messa né sopra e né sotto, ma laterale al tubo. Dopodiché va preso l'isolene e va coibentato. Ok? Quindi questa è lunga, la facciamo a metà. Ok. Andiamo a coprire bene. Coprire bene la sondina.
macchina che sta lavorando a zero è ancora scarica sicuramente. Per quanto riguarda, abbiamo 0 gradi. Nel frattempo, abbiamo messo 300 grammi di gas. La temperatura è sempre a zero, 7 bar. E qui sul tubo, sul sondino e tubo di ritorno sta scendendo. Ragazzi, siamo a 6 gradi, 6 gradi, quasi 9 bar, e 16,9. Abbiamo una temperatura di 16,9, quindi dobbiamo fare 6 meno 16,8, rimangono 10,8. Quindi che cosa significa? Che siccome siamo sopra agli 8 gradi, siamo sopra 8 gradi, quindi che cosa significa? Che la macchina è ancora scarica, dobbiamo ancora ricaricare. Mentre invece, se eravamo sotto i 5, sottraendo le due gradazioni, significa che la macchina troppo carica era da scaricare. Poi magari facciamo un disegnino. Allora, diamo un altro po' di gas, comunque ci vuole un po', anche un po' di tempo perché la gradazione sta scendendo lentamente e quindi dobbiamo aspettare un altro po'. Ah, ragazzi, abbiamo messo altri 50 grammi di gas, siamo a intorno 2, 4, 6, 8 gradi, quindi qui abbiamo una temperatura di 15, quindi facendo 15 meno 8 abbiamo 7 gradi, ok? Quindi stiamo nella norma, sta ancora scendendo, e quindi finché siamo nei parametri di 5 gradi va bene, ok? Quindi adesso siamo a 13,7, quindi quel 50 grammi di gas che abbiamo messo ha fatto la differenza. Ragazzi, siamo stabilizzati a intorno ai 13,9-14 gradi e qui ne abbiamo 8 meno 14 meno 8 abbiamo 6 gradi, quindi siamo tra i 5 e 8 gradi, quindi significa che la macchina è caricata bene. Ripeto, se andiamo sotto i 5 significa che è troppo carica, mentre invece se andiamo sopra a 8 gradi significa che è scarica, è da caricare, ok? Quindi si è stabilizzata a 14, quindi la carica abbiamo messo in tutto 350 grammi di gas e questo è il delta T che va fatto per non scaricare tutta la macchina. Essendo poi l'R32 un monocomponente che si può riabboccare tranquillamente il gas e niente, questo poi l'altra cosa da dire era che nell'evaporatore, unità interna, va messo anche un termometro sia in entrata della temperatura ambiente, in entrata dalla parte di sopra dello split, e sia nell'uscita per vedere l'uscita dell'aria, ok? Quindi l'entrata e uscita va fatto poi un calcolo più o meno del 50%. Ciao ragazzi, allora la ricarica, come avete ben visto, è stata fatta con
l'efficienza, di riportare l'efficienza di nuovo la macchina al suo regime. Niente, dopodiché va fatto il test con cercafughe per cercare la perdita sui due raccordi. Ricordatevi anche le bocchette, perché alcune volte trovo un po' aperte e potrebbero perdere, anche se sono i tappi, comunque si crea una pressione e può anche perdere. Vanno comunque aperte a battuta e niente, va fatto il test sia sulle cartelle esterne che sia nelle cartelle interne dell'unità interna. Ok, niente ragazzi, magari con questo cercafuoco di qualità vi farò un altro video dove magari cercheremo la perdita. Ok, niente, da Mimmo le frigge, questo è tutto, al prossimo video.